diventando grande. Ho 4 anni e sono un bambino, ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Se non mi fanno giocare mi arrabbio, ma poi tutto quanto mi passa. Sono Caillou, Caillou. Sono io. Su, sedetevi bambini, è l'ora della nostra storia. Guardate un po' Caillou. Sembra spaventato, vero? Ora saprete perché. Questa storia si intitola Caillou e il grande scivolo. Caillou si divertiva un mondo quando andava ai giardinetti. Guardami, guardami! Ciuf ciuf! Guida il trenino, papà! Ciao, Caillou! Ciao, Clementine! Sto giocando! Posso giocare anch'io? Clementine e Caillou si stavano divertendo a giocare al trenino quando a Clementine venne un'idea. Andiamo sullo scivolo? Sì! Ma non questo qui! L'altro, Caillou! Clementine indicò lo scivolo per i bambini grandi. Ma quando Caillou vide quello scivolo, gli sembrò molto grande e molto, molto alto. Ma è troppo alto! Caillou era spaventato. E così Caillou convinse Clementine a giocare prima dentro i tubi. Prendimi, Caillou! Sta arrivando! Ti ho presa! Si sta facendo tardi, Caillou. Tra un po' dobbiamo andare. Oh, no! Vieni, forza! È alto! Però io non ho paura. Dai, vai pure. Ma in realtà Caillou era molto spaventato. No! Papà! Papà! Caillou sta piangendo, è spaventato. Io non ho avuto paura, è divertente. Ma che ti succede, Caillou? Beh, è uno scivolo molto grande, fa un po' paura, ma sembra anche molto divertente, vero? Mi è venuta un'idea. Perché non ci proviamo insieme, Caillou? Uno! 2, 3, via! Caillou ne fu entusiasta, ma Clementine fece un po' l'indifferente. Io ci sono andata da sola! Sì, visto, anch'io ci sono andata da solo, è facile! Beh, è ora di andare a casa. Vengo subito, papà! Ma è inutile dire che poi non fu soltanto una volta sola. Bene, pronti per una storia? È una storia di Caillou! La storia di oggi si intitola Caillou porta a spasso il cane. Prendi! Caillou conosceva già quel bel cagnolino. Hai visto, Caillou? Sto di nuovo badando a questo piccolino. Voleva far visita al suo amico Caillou. Ti va di portarlo a spasso con me? Oh. Sì, vai pure. Sì! Lo porto io? Oh, certo!
aspetta che tu gli dica di attraversare la strada. Digli cammina quando è ora di andare. Cammina! A Caillou piaceva quando il cagnolino obbediva ai suoi ordini. Bow, 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 bow! Guarda cosa ho qui per te. Nonna vuole giocare! Tira la palla e poi digli prendi e lui te la riporterà indietro, vedrai. Prendi! Ma com'è bravo! Digli lascia. Lascia? Wow! Prendi! Caillou si divertì un mondo quel pomeriggio a giocare nel parco con il suo piccolo cane bianco. Papà, lo sai cosa mi piacerebbe tanto, tanto avere? Che cosa, Caillou? Un cagnolino bianco! Oh, è molto bello, vero? Ma vedi, Caillou, l'abbiamo già un animale. Noi abbiamo Gilbert. Ma io voglio avere un cane da portare. Forse quando tu e Rosie sarete più grandi, potremo avere un cane. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, papà. Caillou non voleva aspettare tanto, perché voleva il suo cane adesso. Vedendo il suo cane di peluche il giorno seguente, Caillou ebbe un'idea. Ed anche il guinzaglio. Mamma, papà, venite a vedere. Oh, che cosa c'è? Una sorpresa. E così anche Caillou aveva il suo cane da portare a spasso tutti i giorni. È già ora, nonna. Che storia è, nonna? La storia di oggi si intitola Caillou bada a Rosie. Caillou e Rosie si stavano divertendo molto a giocare con il nuovo giocattolo. Ma era un gioco molto rumoroso. Testa, ho bisogno di sdraiarmi un po'. Puoi fare il fratellino grande e badare a Rosie mentre mi riposo un pochino? Sì, mamma. Grazie, Caillou. Che ne dite di disegnare degli animali? È più silenzioso e posso riposare un po'. Va bene. Caillou pensava di essere in grado di badare bene a Rosie. Ora disegneremo, va bene, Rosie? Sì, anch'io. Qui. Caillou, ti ho chiesto di fare il fratello maggiore, di badare a Rosie, non di litigare con lei. Caillou trovava ingiusto che sua madre fosse arrabbiata con lui. Lui era stato buono in silenzio. La colpa era soltanto di Rosie. Mamma, io ho cercato di... Rosie, tu devi riposare. Rosie non voleva... Adesso ritorno, Caillou. Fratellino grande di Rosie. Oh,
su, Caillou. Racconta cos'è successo. Io volevo che Rosy smettesse, ma lei non mi ha ascoltato. Non è facile fare il fratello maggiore, vero? Mm-mm. Ora sarà meglio pulire quel muro. Ti aiuto anch'io, mamma. Bravo, magnifica idea. Una volta, quando ero piccola, ho dovuto badare a mia cugina mentre i nostri genitori non c'erano. E sai lei cosa ha fatto? Ha preso il tubetto del dentifricio e se l'è spalmato su tutto il corpo. Ha fatto una brutta cosa, vero? E nei guai ci sono finita io, proprio come te, caro. Hai fatto un buon lavoro, Caillou. Caillou! Mucca! Caillou, stai proprio diventando un ragazzino grande e sei un bravissimo fratello maggiore per Rosy. Oh, ciao, piccolino. Sembra che oggi quei monelli ci abbiano lasciati soli, eh? Sorpresa! Oh! Me l'avete fatta un'altra volta, vero? La storia di oggi si intitola Caillou si ammala. Caillou non si sentiva bene quella mattina. La sua fronte era molto calda. Hai la febbre alta, tesoro. Ti darò qualcosa per farla passare. Ma tu resta a letto. Ma dopo un po', Caillou si era già stancato di restare nel suo lettino. Caillou, torna subito a letto. Io non voglio più stare a letto, mamma. Tieni, ti sentirai molto meglio. Il giorno seguente accadde una cosa molto strana. Mamma! Ciao, ti senti meglio? Guarda! Questa sembra proprio varicella. Cosa? Varicella? Mi dispiace, tesoro, ma devi ritornare subito a letto. E non ti devi grattare le bolle. Perché? Perché altrimenti resteranno i segni, tesoro mio. No, non ti grattare, Caillou. Il bagno è pronto. Coraggio, non sarai malato a lungo. La cosa più difficile per Caillou era ricordare di non grattarsi mai le bollicine. Ti stavi grattando di nuovo? Solo un pochino. Quello che cos'è? Una sorpresa per te. Su, dammi il tuo dinosauro. Ehi, ma mi assomiglia! Voglio farlo io! Quando Caillou e sua madre finirono di coprire di puntini il dinosauro, sembrava che anche lui ora avesse la varicella. A Caillou non piaceva restare chiuso dentro casa. Voleva andare fuori a giocare con Rosy. Posso uscire a giocare? No, non ancora, caro. Sei pronto per il bagno? Sì, mamma. Il mio dinosauro può fare il bagnetto con me? Può guardare, ma non può entrare in acqua con te. Caillou pensava che le bolle non sarebbero mai scomparse, ma una mattina non ne aveva quasi più. Ciao, Caillou. Ehi, il tuo dinosauro ha perso molti puntini. Sì, proprio come... Veramente? Fammi vedere. Ciao! Caillou andò a dire a Rosy che finalmente poteva giocare con lei in giardino. Ciao, Rosy! Guarda, le mie bolle sono andate tutte via. Oh, mamma! Che cosa c'è? Anche Rosy ha la varicella adesso! Oh, sì, hai ragione. Ti dovrai fare molti bagni, così perderai tutti i tuoi puntini, come il mio dinosauro. Sì! Cosa mi volevi dire, caro? Rosy, ho strappato un libro, devi venire subito a vedere. Solo un secondo, Caillou. Ciao, sì, aspettavo la tua telefonata. Solo un secondo. Io sono molto, molto occupata, tesoro. Perché non vai a giocare? Dopo vengo, va bene? Mamma, guarda il mio disegno.
D'accordo, per me va bene. Ciao, ciao. Ehi, tesoro, fa vedere. Oh, mi dispiace che io sono molto occupata al telefono stamattina, ma finirò presto, promesso. Caillou desiderava tanto parlare a sua madre e quindi decise di telefonare. Mamma, mamma, io ti ho telefonato e ha squillato! Su, rispondi tu questa volta. Pronto, sono io, Caillou! A Caillou piaceva rispondere al telefono. Lo faceva sentire proprio un bambino grande. Domandale come sta. Ciao nonna, tu come stai? Sto bene, Caillou. E tu come stai? Io sto bene. Ho telefonato per chiedervi se volete venire a trovarmi. Wow, sì! Entra, tesoro. Ah, ciao, sì. Caillou. Ti ricordi il cagnolino della mia amica, non è vero? Sì, certo, nonna. Perché tu e Rosie non giocate con il cane mentre io e la nonna parliamo? Correre, Rosie, si sta eccitando troppo. Su, cara, obbedisci. Va bene, nonna. No, mi dispiace, non posso parlare adesso. Ti richiamo più tardi. Questo piccolo cucciolo fa così ogni volta che squilla il telefono. Perché? Perché teme che mi dimentichi di lui mentre parlo con qualcuno al telefono. Somiglia un po' a un cucciolo che conosco io, sapete? Di che cosa ridete voi due, eh? È una storia buffa. Ma te la farò raccontare da Caillou. È una storia davvero molto, molto buffa. Siete contenti di dormire fuori, bambini? Sapete, anche Caillou lo fa in questa storia, che si intitola Caillou va a dormire fuori. Tutto accadde quando Leo, l'amico di Caillou, lo invitò a dormire per una notte a casa sua. Caillou e sua madre stavano preparando la borsa. Brum, brum. Caillou, guarda, abbiamo dimenticato qualcosa. Sì, esatto. Se devi dormire a casa di Leo, hai bisogno del pigiama. Vediamo, hai preso tutto? Sì! Quella era la prima volta che Caillou andava a dormire a casa di un suo amichetto. Ed era molto, molto eccitato. Su, sali, Caillou. Io sono sicura di aver dimenticato qualcosa. Ma cosa non lo so. Fammi pensare. Pigiama. Pigiama. Spazzolino. Spazzolino. Orsacchiotto. Oh, l'orsacchiotto! Hai dimenticato il mio teddy! Bene, ora hai davvero tutto. Sei pronto? Il papà di Leo aveva costruito una casa sull'albero. E Caillou adorava giocarci dentro. Leo, Caillou, è ora di cena. Venite dentro e lavatevi le mani. Caillou si stava divertendo tanto a casa di Leo. Ma quando arrivò la cena, Caillou cominciò a sentirsi solo e a pensare alla sua mamma e al suo papà e alla sua casa. Ma non hai fame, Caillou? Sì. Su, vediamo chi finisce prima. Come premio avrà un bel dolce. Presto arrivò l'ora di andare a letto per Caillou e Leo. Caillou scoprì che anche lavarsi i denti era tanto divertente a casa di Leo. Ma quando fu ora di andare a dormire, Caillou ebbe nostalgia dei genitori e della sua casa. Ma tanta nostalgia. Cominciò a sentirsi molto, molto triste. Va tutto bene, bambini? Su, a letto, Caillou. Buonanotte, caro. Oh, tesoro.
c'è qualcosa che non va. Io voglio andare a casa mia. Io ho un'idea. Proviamo a fare una telefonata alla tua mamma. Voglio tornare subito a casa, mamma. Anche il tuo orsacchiotto vuole tornare. L'orsacchiotto? Povero Teddy, deve sentirsi molto solo chiuso nella tua borsa. E io so che lui non vedeva l'ora di dormire a casa di Leo. Quando Caillou prese il suo Teddy, non desiderò più tornare a casa. Abbracciò forte il suo orsacchiotto e gli diede un grosso bacione. L'orsacchiotto si sente meglio? Sì, perché lo tengo stretto stretto a me. Bene, buonanotte, dormite bene. E fate sogni d'oro, bambini!